C'è carenza di medicinali anti-influenzali anche in provincia di Foggia. Dottor Musgo, com'è la situazione? La situazione è quella che vediamo in televisione, leggiamo sui giornali tutti i giorni. È una situazione piuttosto critica perché mancano in questo periodo particolare di stagionalità tutti i farmaci principali, a cominciare dal paracetamolo, a continuare con gli antinfiammatori, con i prodotti, diciamo, classici di questo periodo. E purtroppo le premesse non sono buone perché questa situazione tenderà a stabilizzarsi, almeno per il momento. Non ci sono grandi speranze che ci sia di nuovo la disponibilità che c'è stata precedentemente. Anche perché le infezioni aumentano e come si fa quando mancano i medicinali? Cosa dite ai vostri pazienti, ai vostri clienti? Niente, si tratta adesso di amministrarli con intelligenza, nel senso di evitare, per esempio, gli accaparramenti, come già qualcosa sta verificandosi, pregare i medici di valutare attentamente le prescrizioni prima di farle in maniera superficiale, quindi assicurarsi che effettivamente serva prendere determinati prodotti, a cominciare dagli antibiotici, che è forse il problema principale, come gli antifebbrili, gli antidolorifici. Certamente ognuno meriterebbe una menzione a parte, però certo dobbiamo cercare di fare il nostro meglio amministrando queste disponibilità e avendo un po' di pazienza per sostenere questo momento che ci auguriamo duri il meno possibile, che intervenga l'Europa, che intervenga comunque lo Stato a garantire per i cittadini una maggiore disponibilità di questi presidi. Il problema della carenza dei farmaci sta assumendo in questo ultimo periodo delle dimensioni veramente drammatiche. Tante sono le cause che contribuiscono a questo grave problema, all'aggravarsi di questo grave problema, che è cominciato in realtà già dall'anno scorso con l'emergenza Covid. I farmaci mancano per diversi motivi. Il primo fra tutti è la guerra in Ucraina, perché sta causando la carenza di materie prime che servono per il confezionamento dei farmaci. E parlo dell'alluminio per i blister o come anche il vetro per gli sciroppi. A questo poi si aggiunge la grande richiesta dovuta all'onda lunga del Covid da una parte e anche all'influenza stagionale dall'altra parte. Purtroppo attualmente l'AIFA conta circa 3.200 medicinali che scarseggiano. Tra questi troviamo antinfiammatori, soprattutto antipiretici, alcuni antibiotici, gli stessi cortisonici per fare l'aerosol, come anche i prodotti per la tosse. A tutto ciò, però, purtroppo, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani aveva già denunciato l'anno scorso carenza e negli ultimi tempi questa è andata sempre più aumentando. Noi come farmacisti siamo sempre presenti e disposti a dare un consiglio al paziente per cercare di trovare una forma alternativa al farmaco che è carente. E addirittura in molti casi le farmacie dotate di laboratorio galenico sono preparate per sostituire il farmaco con un prodotto a preparazione magistrale. Si tratta di una situazione molto complessa che riguarda da vicino la salute delle persone e per questo va affrontata al più presto, secondo una visione globale, tenendo conto dell'attuale contesto economico ed energetico che incide comunque sui costi di produzione e di distribuzione dei farmaci, beni per i quali non sono possibili aumenti del prezzo in quanto esso è deciso dallo Stato. L'inverno è alle porte, perché rischiare? Fai il vaccino antinfluenzale e goditi l'inverno. Puoi farlo insieme al vaccino anti-Covid. Doppio vaccino, doppia protezione. I vaccini sono sicuri. Vacciniamoci. Per informazioni, regione.puglia.it/antinfluenzale. Campagna a cura della Presidenza della Giunta regionale, comunicazione istituzionale e dell'assessorato alla sanità e al benessere animale.